Questo Vin Italy è un grande termometro per il vino italiano, non c'è questione, e come lo è stato negli anni, quest'anno in particolare, perché alcune tematiche anche positive sono emerse. Questo termometro si vede dall'entusiasmo che c'è attorno al vino, non è una materia nuova, chiaramente vino e cibo sono due elementi di attrattività e di interesse forti, ma qua in particolare quest'anno devo dire che si vede bene che c'è questo interesse, stand più belli, stand affollati, grazie a Dio anche si è ripulito un po' il Vin Italy di questi bevitori del sabato, della domenica sera, per cui tutto bene. I due fenomeni direi che vanno esaminati qui al Vin Italy è questa congiuntura particolare in un anno oltretutto da un punto di vista viticolo molto difficile come è stato il 2007, per questioni di eventi atmosferici, invece sul mercato abbiamo avuto la ripresa del vino italiano finalmente. Non siamo ancora a livello di pre-crisi, però un bel passo avanti c'è stato. Passo avanti dovuto a cosa? Dovuto probabilmente a un nuovo, diciamo, modo di vedere il post-crisi. Il consumatore italiano sta capendo che effettivamente una luce fuori del tunnel c'è, ha cominciato ad uscire di più, il bere fuori casa ha avuto un'impennata. Bere fuori casa vuol dire anche assaggiare, essere curiosi e poi comprare anche nei supermercati, per cui non è alternativo, è coadiuvante al consumo casalingo. E questo è stato un ottimo riscontro, finalmente, e ci auguriamo che possa progredire. Bisogna anche riconoscere che un contributo forte alla ripresa del vino italiano è stato dato dal magico anno che ha vissuto il nostro turismo. È sempre più un turismo interessato a vedere e ad analizzare l'Italia attraverso i simboli dell'Italia, il vino, i territori del vino, i ristoranti, la cucina italiana, eccetera, sono dei richiami forti, e il turista che viene in Italia sempre più viene per le bellezze naturali, per l'arte, per le grandi città d'arte, ma anche per la provincia e per quello che rappresenta attraverso anche il suo vino. Per cui questa combinata ha fatto sì che quest'anno effettivamente, quest'anno vuol dire 2017, ma mi sembra che il trend sia ormai acquisito anche per quest'anno, siano stati estremamente positivi. Appunto mi allaccio al turismo per dire una parola anche sull'export, che è stato anche molto positivo e di nuovo in aumento nello scorso anno. Una positività che viene dai numeri, i numeri che crescono. Io farei un richiamo a questo punto, direi approfittiamo di questo momento magico del turismo affinché il turismo sia uno dei driver forti della promozione del vino italiano. Lo può essere, purtroppo la politica della promozione turistica, la politica di promozione agroalimentare e vinicola non si sono mai incontrate. Bisognerebbe che si incontrassimo, perché il primo momento in cui un consumatore straniero fa la prova vera e si innamora del nostro vino è quando viene in Italia, ed è assurdo che non ne prendiamo vantaggio in maniera piena. Ecco, questo per quanto riguarda appunto questo filone che dal turismo e dall'Italia, dal successo del vino in Italia, ci porta al successo del vino estero. Poi ci sono altre cosette da secondo me da mettere a punto. Una di queste è guardare con maggiore attenzione al numero totale, perché il numero totale può essere anche ingannevole. È vero che il vino italiano va molto bene il prosecco e in generale le bollicine. Però dobbiamo porre attenzione, perché il successo del prosecco non deve essere sostitutivo del successo di quei vini classici, storici, e di quelle denominazioni classiche e storiche che hanno posto il tappeto rosso al successo internazionale del vino italiano.
il Chianti doveva essere sempre Chianti e sempre ambire di avere numeri crescenti. La stessa cosa deve succedere per i vini di Sicilia, per i vini piemontesi, per i vini veneti, eccetera. Cioè stiamo attenti, non facciamo monomarca Prosecco o monomarca Bollicine, ben venga e tutti vogliamo che continui ad aumentare, però poniamo attenzione anche al mantenimento quantomeno o alla piccola crescita che ci auguriamo continui a esserci anche degli altri vini. Questo per avere una panoramica completa, perché il vino italiano è, ed è sempre stato, ma è sempre di più, un grande bouquet con fiori di colore e di sapori e di profumi diversi che devono essere mantenuti.